Siamo ad Arezzo, ad Arezzo Fiere Congressi, stiamo visitando il Museo di Oro d'Autore, una raccolta straordinaria di gioielli che in Italia non è uguale. Questi gioielli sono stati progettati da artisti contemporanei, fra gli artisti ci sono pittori, scultori e design, nomi clamorosi anche da tutto il mondo. Quindi. Fra gli architetti più importanti abbiamo Gaio Olenti che ha voluto dedicare un omaggio a Piero della Francesca. Quindi ha riprodotto tutta una serie di cappelli di copricapo che le ha ricavati dai famosi affreschi e dai dipinti del grande artista biturgense. Fra gli architetti troviamo anche il, il grande, il padre della, del design italiano. Sozzas e i suoi allievi come Mendini e Branzi, quindi continua, continuano le, le presenze dei grandi architetti e dei grandi design come Munari, Bruno Monari che è famosissimo, è stato più famoso all'estero che in Italia in cui ci ha proposto dei gioielli minimalisti. Tra gli architetti sono presenti anche quelli del gruppo Radical Fiorentino e del Superstudio, come Alessandro Poli. E da Napoli è arrivato l'architetto design eh, delizioso, eh, Riccardo D'Alisi, che ci porta le sue fantasie straordinarie, quindi gioca con i metalli, con i metalli poveri. Un'altra sezione del museo è dedicata ai gioielli degli stilisti. E qui ci sono tutti i grandi nomi della, del, del Made in Italy, quindi Darmani con uno splendido anello di oro nero e smeraldi, Roberto Cavalli che fa un bracciale tipo anni 60 con un serpente avvolgente, e poi troviamo Salvatore Ferragamo, Dolce Gabbana che ci propone in questa collana così straordinaria. Le, si propone la loro sicilianità, quindi, perché qui si gioca fra fede, religione e superstizione e quindi poi si trova Romeo Gigli ancora, il moschino che fa un gioiello dissacrante, immaginate una catena d'oro fatta di fermagli e, che, e per i pendenti che cosa ha usato? Ha usato dei cartoni con dei simboli disegnati i simboli sono i famosi simboli del buon augurio come il quadrifoglio il corno il, il ferro di cavallo ma fatti di cartone dipinto mentre anche missoni farà un anello così straordinario con un 13 al centro come un cuscino su un opale e con quattro simboli della fortuna un gioiello e più Importanti è quello che ha creato Donatella Versace in cui ha giocato con il suo monogramma e la stilista inglese, la dissacrante Vivienne Westwood, ci propone un diadema con una, una fila di ocherelle. Poi troviamo Dada Maino, che ora è proprio alle cronache nelle aste, quindi ricercatissima. Eh, con, eh, con le sue eh, creazioni che purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato quindi piero dorazio con il suo informale quindi salvatore fiume e perfino anche dario fo il premio nobel per la letteratura si è dedicato anche alla pittura ed anche ai gioielli pistoletto che eh, eh, ricordando la luce di piero della francesca nel 2007 ha progettato una parure composta di bracciale, collana e orecchini proprio con delle lampadine, quindi proprio per richiamare la luce. Quindi, Tilson, Tilson è il padre della pop art inglese, quindi si è stabilito da qualche tempo nella campagna retina, vive vicino a Cortona quindi, e ha creato un gioiello con una foglia. Delicatamente cesellata, una foglia di querce, e ancora gli astrattisti abbiamo come Luigi Veronesi, Sergio Vacchi che dalla sua Bologna è venuto ad abitare nel Senese, qua nel castello di Grotti: non ha fatto altro che la, riprodurre il suo castello, quindi tempestato di perle. E ancora arrivano da Siena Mauro Berrettini, Libero Badì, famosissimo. In Argentina, lo scultore più famoso d'Argentina, pensate che a sei anni lasciò la città di Arezzo. I fratelli Pomodoro sono presenti con una serie di importanti gioielli, quindi Arnaldo riprendendo la fusione nell'osso di seppia, quindi con un ramo di corallo, ci richiama proprio Piero della Francesca, il bambino della Madonna di Senigallia o della Pala de Montefeltro, porta al collo proprio un rametto di corallo, come quello che Arnaldo ha messo nel suo gioiello. Gioi invece costruisse i gioielli con la sezione aurea, quindi con il rettangolo aureo, con il rettangolo della perfezione. Perché ad Arezzo tutti questi gioielli? Perché Arezzo è una città etrusca. Arezzo e la Toscana quindi sono importantissimi nell'oreficeria. Arezzo già nel VI secolo a.C. aveva una produzione di gioielli raffinatissimi con le, le tecniche che gli etruschi esaltarono. Il testimone nel Rinascimento poi passa a Firenze. Firenze con le botteghe sperimentali del Pollaiolo e del Verrocchio diventerà la capitale del mondo perché in queste botteghe si formeranno i grandi geni Leonardo e Michelangelo.